torno oggi dopo mesi di assenza da YouTube con un nuovo video e ovviamente è un video haul richiestissimo su Instagram perché ultimamente ho fatto un bel po' di shopping in realtà per la nuova stagione, quindi volevo condividere con voi i miei acquisti. Alcuni capi li avete già visti se mi seguite su Instagram, se non mi seguite su Instagram correte a seguirmi, vi lascio tutti i link nell'info box e come sapete li ho cercati di inserire nei miei outfit giornalieri e tante di voi so che hanno già preso spunto da alcuni di questi capi che poi ricalcano molto le tendenze moda del momento. Quindi bando alle ciance, inizio subito a mostrarvi alcuni dei miei acquisti. Vi dico alcuni perché altri ho intenzione di mostrarli in altri video con un altro formato, capirete più avanti. Intanto quindi vi mostro qualcosina oggi, vi do una piccola preview, ecco. Come prima cosa dovete sapere che quest'anno non so cosa sia successo, ma ho cominciato ad avere un'attrazione magnetica verso le camicie, il che è molto strano. A, perché io non stiro niente, le camicie sono il mio incubo maggiore, e B, perché in realtà non sono mai stata una ragazza che ha indossato tante camicie, non lo so come mai. Mi piace molto la camicia di jeans, però ecco la camicia bianca classica, l'ho sempre un po' snobbata. Quest'anno invece ho avuto tipo un, non lo so, un amore a prima vista e ho acquistato diverse camicie. Ve ne mostro in particolare una che secondo me è veramente carinissima e particolarissima e che ho trovato da Stradivarius. E questa camicia sembra una camicia bianca classica, niente di particolare, se non fosse che in realtà è lunghissima. E mi è piaciuto proprio per questo. Indossata così sembra ovviamente una camicia da notte, ma vi lascio qualche foto. Io l'ho abbinata con dei jeans, una cinturina e prende completamente un altro vibe. Anzi, se andate sul mio profilo Instagram potrete vedere che ci sono anche i video nei quali compongo l'outfit, quindi la vedete proprio che prende vita all'interno del look che ho creato la settimana scorsa. E questa mi è piaciuta davvero un sacco. Se non ricordo male, è disponibile anche in altri colori e mi è piaciuta anche perché è 100% cotone ecologico. Sto cercando ultimamente di acquistare per lo più capi che siano di tessuti di qualità, questo perché nonostante il mio shopping sia spesso effettuato in catene low cost, sto ultimamente cercando di acquistare appunto dei capi che mi durino nel tempo e che quindi non durino solo la stagione perché poi si danneggiano, magari non sono molto comodi da indossare, sapete comunque la fibra sintetica non è sempre molto confortevole, quindi sto cercando di stare attenta anche al tessuto con cui è fabbricato e a questo appunto è 100% cotone ed è costata 19,99 euro. Secondo me è carinissima, la metterò veramente tutta la primavera e l'estate, mi piace un sacco e secondo me questa qui veramente è un affarone ed è anche quel capo un po' più diverso, un po' più particolare che veramente secondo me è molto molto chic. Per questa primavera, oltre ad aver avuto questa grande amore per le camicie, ho avuto un ritorno di fiamma perché alcuni amori si sa fanno dei giri immensi e poi tornano per i blazer e le giacche in generale. Non so cosa è successo, sta di fatto che nell'arco di 3 settimane ne ho comprate un'infinità e devo dirvi la verità, ogni volta che acquisto dei blazer non me ne pento mai. Nel mio armadio ci sono blazer che ho acquistato quando avevo 19 anni e ancora indosso perché è quel capo che voi acquistate e che poi non smettete mai di indossare perché andrà sempre di moda. Non passerà mai, quindi è veramente un evergreen. In questo caso, quello che sto per mostrarvi non è propriamente un blazer, ma è una giacca dal collo Chanel, quindi corta in vita, senza collo. E questo è un altro di quei modelli che io vi straconsiglio di acquistare se lo trovate, perché davvero non ve ne pentirete mai, li indosserete sempre. Sempre per il discorso che vi facevo prima dello stare un pochino attenti ai tessuti, questa è in mistolana e questa è la ragione che mi ha convinto a comprarle. Si tratta di questa giacchina di H&M che è corta in vita con la manichina tessuto tweed, lavorato in lana con i bottoncini sulle taschine, ma rimane aperta e mi è piaciuto tantissimo, sia per il modello, sapete che io adoro adoro capi classici, sia per il colore, perché il rosso è il mio colore preferito, e anche appunto per il tessuto. Questa qui non c'è il prezzo perché l'ho ordinata online, se non sbaglio costava 49 euro o 59 euro, forse 49 euro, 49,99 euro.
però essendo in lana si può fare. Voi direte in lana per la primavera, sì, perché in realtà è lavorata in lana, non è totalmente in lana, quindi è quella giusta giacca di transizione. Adesso vi dico la composizione esatta, che potete comunque indossare per la primavera e quindi insomma va benissimo con una t-shirt sotto, con un maglioncino leggero e poi si indossa anche l'inverno sotto il cappotto appunto con un sottogiacca. Si ha il 30% di lana e poi c'è la viscosa e qualcosa di acrilico. Il rosso purtroppo non è più disponibile, ma l'ho vista in nero, l'ho vista in bianco panna che è bellissima, anche se avete delle cerimonie è veramente carina e l'ho vista anche in grigio. Io vi consiglio di acquistare perché appunto non è così pesante, è perfetta per tutta la primavera e questo è il tipo di giacca che in realtà io mi porto anche al mare l'estate per le serate in cui magari tira un po' più di vento, fa un po' più di fresco, la infilo su un abitino o su una t-shirt ed è sempre carinissima. Dovete sapere che non andrò assolutamente in ordine di marca in questo haul perché ho tutto incasinato. Ho acquistato da Zara, senza neanche provarlo, proprio così, è stato un azzardo, questo top che ormai su Instagram imperversa, ma a me era piaciuto subito, che è praticamente un top corto cortissimo, un crop top, che mi è piaciuto tantissimo per la fantasia, perché i pois sono uno dei trend del momento. Mi è piaciuta anche la combinazione di colori e mi è piaciuto che fosse in questo tessuto che è simil seta, ovviamente non è seta. Mi piaceva un sacco anche l'idea del corpetto stretto e sotto della parte con più svolazzante con i volant. Dietro ha un piccolo elastichino che lo rende un pochino più confortevole e questo qui l'ho pagato 25,95 euro. Io ho preso una S che ha una taglia in più rispetto alla mia, infatti non ho fatto male perché poi provandola a casa ho visto che mi va proprio perfetto, la XS secondo me sarebbe stato strettissimo. Nonostante l'elastico comunque non è un tessuto stretch, perciò va considerata un po' meglio la taglia. Mi è piaciuto un sacco perché me lo sono immaginato subito col jeans a vita alta, tipo il Levi's o un pantalone bianco a vita alta, secondo me è carinissimo, perfetto ovviamente per l'estate, ma vorrei provare ad abbinarlo anche per la primavera con una t-shirt bianca sotto, vediamo un pochino che cosa combino con questo. Sempre da Stradivarius invece ho acquistato un altro abito camicia, anche quest'anno vanno di moda gli abiti a camicia, anche se a differenza dell'anno scorso, durante il quale i modelli erano più vintage, più classici, più lisci e meno sagomati, quest'anno invece assomigliano un pochino di più degli abitini, sono un pochino più secondo me femminili e facili da portare e ho indossato questo abitino che ho anche già abbinato, che è nero, tutto traforato e mi è piaciuto un sacco intanto perché sotto ha la fodera, quindi viene venduto con praticamente la sua fodera fatta a canottina sotto veste, quindi copre tutto, può essere indossato così e io l'ho abbinato con una cinturina in vita un sacco carino, ma mi è piaciuto tantissimo anche da abbinare sopra un pantalone skinny, secondo me è proprio bellino, con sopra un giacchino in finta pelle, fa la sua bella figura, è quel capo passepartout che si può mettere in valigia e poi si gira con vari outfit e questo l'ho pagato 25,99 euro e è veramente carino. Questo qui c'è anche in bianco, ecco in bianco mi piaceva però mi sono fidata di meno ad acquistarlo perché sapete che il bianco spesso è trasparente ed essendo un tessuto già lavorato e traforato perché se vedete ha tutti quanti i buchini non sapevo poi quanto la sottoveste avrebbe coperto, quindi il nero è un po' più facile in questo caso. Da Zara, e qui il mio buon proposito di acquistare dei capi di buon tessuto va a farsi benedire, ma adesso vi spiego anche perché, ho acquistato un abitino che mi ha colpito perché, come sapete, quest'anno è di grandissima tendenza il blazer lungo che può essere indossato anche come un abitino. Io ne ho acquistati diversi, ve li mostrerò nei prossimi video, però tante ragazze su Instagram mi hanno fatto notare che oggettivamente il prezzo è abbastanza alto, nel senso che per avere un blazer lungo di buona fattura partiamo dai 40 euro in su e già con i 40 euro siamo stretti stretti. Quindi
Quando ho scovato questo abitino che mimava un pochino quel modello e anzi, secondo me è ancora più carino perché ha un dettaglio anche un po' vintage, l'ho acquistato subito perché costava solo 15,95 euro, quindi sostanzialmente l'ho acquistato per le mie followers praticamente. E si tratta di questo abitino, secondo me è carinissimo, mi ricorda tantissimo quando ero piccola, che ha appunto questo scollo a blazer e poi ha questa fila di bottoncini. È un abitino corto, ma non eccessivamente corto, ha la manichetta anche questa corta, va indossato con sotto un top o comunque una canotta perché è molto molto scollato e a me è piaciuto un sacco. C'è anche in rosso corallo, però nero forse è un pochino più facile da indossare. È di Zara, costa 15,95 euro e sì, questo è proprio in sintetico, però insomma, se siete a caccia di un abito di questo tipo, non volete spendere tanti soldi e volete qualcosa di carino, di sfizioso, che abbia personalità, ma che sia comunque a budget contenuto, questo io ve lo consiglio. Potete ovviamente vederlo sempre indossato sul mio account Instagram e trovate tutti i capi che vi mostro oggi e che come al solito vedete nei miei video, li trovate tutti quanti sul mio profilo 21 Buttons linkati. Come al solito vi metto tutte quante le info qua sotto. Poi giusto ieri da H&M, ma per caso sono entrata perché in realtà cercavo dei calzetti. Sapete che io sono un'appassionata dei calzini di H&M, quelli proprio da pacco scorta famiglia, e alla fine ho scorto lui che se ne stava in un angolino. E mi è piaciuto tantissimo anche questo cotone e lino ed è il classico vestito che io adoro per l'estate, vintage con le spalline e il corpetto un po' più stretto e poi ha tutta la gonna lunga e ampia con tutti i bottoncini. Sapete che questi abiti sono andati tantissimo l'anno scorso, ne avevo già comprato uno in nero. Questo in bianco mi piaceva tantissimo, però ero molto indecisa sempre per il discorso delle trasparenze. In realtà ha una buonissima fodera, quindi è tutto foderato. E non si vede nulla, anzi sono stati molto intelligenti perché la fodera è stata messa color panna, quindi crea anche un piacevole contrasto e fa sì che appunto non si veda nulla sotto. Lo so, sono maniaca di queste cose, ma io non sopporto tipo gli abiti dai quali si vede l'intimo, cioè mi danno proprio fastidio, mi piace essere tutta in ordine. E quindi questo qui è proprio nuovissimo, è in esclusiva per i negozi, quindi non lo trovate online, ho controllato per vedere se riuscivo a mettervi il link. Non lo trovate online, costa 29,99 euro e io ho preso la mia solita taglia che è la 34. Anche questo ha il corpetto dietro con l'elastichino e sono quei tessuti che per stirarli è una tragedia. Però sono molto freschi, sono molto comodi e pratici per quando fa caldo e appunto mi è piaciuto tanto che fosse proprio in cotone e in lino. E anche questo è uno di quei vestiti che volendo si può indossare anche a metà stagione con sotto una t-shirt, un giacchino di jeans corto in vita oppure un giacchino in ecopelle, sono proprio carini. Sempre da H&M e questi sono proprio da battaglia, che più battaglia non si può. Ho acquistato un paio di pantaloni da tutti i giorni per l'estate, proprio super tranquilli da indossare quando proprio, sapete quei giorni, non so se capitano anche a voi, in cui avete caldo, siete stanche, non vi sentite a posto e volete mettere qualcosa di veloce, comodo, pratico, fresco, senza starla a pensarci tanto. Ecco, ho acquistato questi pantaloni che sono dei pantaloni palazzo che però stranamente a me arrivano giusti come lunghezza, dico stranamente perché spesso le ragazze su Instagram mi dicono: ma sembri altissima dalle foto, quanto sei alta? 1,70? No, sono 1,60 e quindi ogni volta che acquisto i pantaloni palazzo poi ci devo fare una buona fetta di orlo. Questi sono dei pantaloni palazzo semplicissimi, neri con delle righe verticali con dei fili oro e mi sono piaciuti proprio perché sono morbidi, sono freschi. Questi qui li metti su con una t-shirt o con una canotta e sei in ordine. Se li vuoi indossare la sera sono carini con una canotta di quelle magari in raso e pizzo, semplicissima anche qui, giacchino sopra di finta pelle oppure una t-shirt. Perfetto, sia con gli sneakers che col sandalo, questi mi piacciono un sacco. Costavano pochissimo perché li ho pagati 19,99 euro. Ho preso l'extra small e
e anche questi non sono disponibili purtroppo online, sono in esclusiva per i negozi. Non so come mai ultimamente ne vedo diverse di questi capi che cercandoli poi sull'app, perché ovviamente io li cerco tutti per poterveli linkare, non sono disponibili poi online, ma li danno in esclusiva per i negozi. Però se avete un H&M vicino a voi, andate a cercarli se siete a caccia di un capo proprio così, passepartout, niente di particolarmente elegante, è proprio quel capo che vi salva nei giorni di fuoco. Sempre da H&M ho acquistato due borse che rispecchiano il trend del momento, infatti gli accessori, perché sono due borse a secchiello. La prima è questa qui nera con il fiocco, sono due borse semplicissime da giorno per tutti i giorni, proprio le ho acquistate nell'ottica di avere quella borsa comoda, confortevole, nella quale butto dentro di tutto e vado via tranquilla per una giornata intera. E questa è costata 19,99 euro, se non sbaglio questa è disponibile anche in giallo, che è carinissima, però io avevo bisogno di una borsa nera, quindi nera l'ho presa. E poi ho preso invece questa, che ha il manico più stretto, quindi va portata a braccio. E anche questa ha un po' la forma a secchiello, ha insomma l'apertura e la chiusura così, ma poi anche il bottoncino, quindi è anche sicura. E volendo anche la tracolla, che però io non userò perché su queste borse a me non piace. E il prezzo, ora ve lo dico, è di 29,99 euro, e questa qui, se non sbaglio, c'è anche in nero. L'ultimo capo, anzi l'ultimo completo che vi mostro, è proprio un completo che mi è piaciuto addosso, perché quando l'ho visto, allora è uno di quei capi, non so se capita anche a voi, di entrare in un negozio, vedere qualcosa e dire però dire vabbè dai, lo provo, vediamo un pochino come va. E in realtà poi addosso è bellissimo. Allora, è un completo che si compone di questa magliettina che costa 19,99 euro, con tutte queste righe colorate, mi è piaciuta un sacco. È una magliettina Coste, super stretch, è morbidissima, veramente super confortevole. E sotto ha la sua gonna a tubo, anche questa sempre in maglia, sempre con le righe. È risaputo che bisogna stare un pochino attenti con le righe, soprattutto se colorati, soprattutto sulle gonne stretch, soprattutto con le righe sui fianchi. Però questo completo mi ha stupito e veste davvero bene. Ovviamente questa è una gonna da portare a vita alta, non a vita bassa, quindi questo aiuta perché segna molto di più il punto vita che la zona dei fianchi. Ed è un completo chiaramente pensato per le occasioni casual, quindi mi sono divertita ad abbinarlo con una giacca di jeans oversize e un paio di sneakers con la platform. Non è chiaramente un completo elegante, però per la primavera mi è piaciuto, mi sembrava carino. La gonna costava 24,99 euro e l'ho abbinata anche con la camicia di jeans, era carinissima. E ho preso di entrambi i pezzi una extra small. Consiglio per chi magari vuole acquistarlo online: normalmente io di questi modelli stretch prendo una taglia in più, perché sapete che quando sono tanto strette, cioè non mi piace stare insalamata dentro una gonna. E in questo caso invece ho preso proprio la mia taglia, la XS, perché è molto molto morbido il tessuto, è molto stretch, però è veramente molto morbido e confortevole, quindi non è eccessivamente aderente. Bene ragazze, per oggi il mio video haul termina qui. Io spero che vi siano piaciuti i capi che vi ho mostrato. Li trovate tutti quanti sul mio account Instagram e su 21Buttons, tutti i link sono qui sotto. Se vi è piaciuto questo video e ne volete degli altri, lasciatemi un like di incoraggiamento e un commento, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!